piacendo molto, ragazzi, i tag. Naturalmente i tag dove quelli che so fare. Allora, ragazzi, questo qui mi piaceva un sacco, è stato creato dalla Rosa ASMR, questa ragazza, vi metto il link sotto nell'info box. A me mi ha taggato Giorgina, ciao Giorgina, metto il canale anche, ragazzi, di Giorgina. Allora, il tag si chiama Perché lo fai? Allora, qual è il tuo canale ASMR preferito? Allora, il mio canale ASMR preferito è quello di Rosy ASMR. Ve lo metto giù nell'info box, se qualcuno non la conosce. Allora, invece, qual è un canale maschile? Allora, il canale maschile è Pietro ASMR. Io non è che, ragazzi, non è che guardo molti ragazzi, però Pietro, bravo Pietro. Allora, poi, cosa ne pensi dei canali che hanno molti iscritti? Allora, ragazze, io vi posso dire soltanto una cosa, scusate se alzo un poco la voce. YouTube, ora, Holofen ASMR o Parli Normale, proprio il canale, il social di YouTube, ci vuole tantissima pazienza. Soprattutto YouTube premia le persone che sono costanti con i canali. Io sono contenta di vedere i canali che hanno tantissimi iscritti, vuol dire che dietro, ricordatevi sempre che se un canale sale, perché dietro c'è un sacco di lavoro, perché sono costanti, fanno i video tutti i giorni, perché gli piace, perché il canale le fa stare bene. Quindi ci sono tutte queste cose. Se per me una persona guadagna su YouTube oppure ha tantissimi iscritti, se li merita, vuol dire che se li merita. Allora, poi, ti piacerebbe averli sul tuo canale? Allora, il mio canale non era nato, ragazzi, come ASMR. Io l'ho trasformato ora in ASMR perché ho più pubblico che guarda i miei video ASMR. Il mio canale era un canale creativo, un canale dove portavo vendite dirette, quindi se andate indietro era proprio un'altra tipologia di canale. Un giorno ho fatto la bellissima idea di mettere l'ASMR in questo canale. Io consiglio, questo è un consiglio che do alle ragazze che piace l'ASMR, di fare un canale a parte. Ormai il mio canale già ho questi iscritti, è un peccato, anche perché, ragazze, come io vi dicevo prima, nella domanda prima, bisogna essere costanti, fare sempre video, migliorare sempre di più, cercare di migliorare sempre di più. E quindi il lavoro c'è dietro un canale di YouTube, addirittura ancora triplicato per un canale ASMR, perché il canale ASMR non piace a tutti. Quindi se una persona mischia due, dove parli normale e poi parli anche in ASMR, giustamente sul mio canale ci sono persone che lo odiano addirittura l'ASMR, ed è giusto così, e quindi tu porti a perdere le persone, perché è giusto che sia così. Io non ho mai fatto il canale per avere la monetizzazione,
Sono 10 anni che io ho il canale di YouTube, 10, e a me mi è stata tolta la monetizzazione. YouTube mi ha tolto la monetizzazione perché aveva ragione, perché io facevo un video all'anno, un video ogni mese, un video fatto male. Ragazze, quando i video non sono nemmeno fatti, non dico devono essere perfetti, ma dopo tanta esperienza e dopo tanto stare dietro al canale di YouTube, ho capito che la qualità la vedono tutti. C'è. Io ad esempio, che ora ho cambiato la mia nicchia facendo i vlog, YouTube se n'è già accorto, perché ti fa mettere la pubblicità sui video, perché ti mette nei consigliati. E quindi ragazze, ma tutto questo non lo potete imparare ora che avete aperto un canale ASMR, perché ci sono veramente delle artiste proprio, vi posso assicurare, che sono bravissime. Vedete io come tendo ad alzare la voce. A me, ad esempio, piace il no talking in ASMR, dove faccio i suoni. Diciamo che io mi piace parlare pochissimo, perché tendo ad alzare la voce. Non potrei leggervi un libro di 20 pagine, perché involontariamente, vedete, anche ora che vi sto spiegando, tendo ad alzare. Io amo il no talking, amo che faccio così, amo che faccio il suono, amo mettere i sottotitoli, amo mettere il fondo musicale, come sto trasformando il mio canale. Quindi, sono contenta perché comunque la cosa importante, ragazze, poi dai canali è l'interazione. Se io vado sotto il canale di una ragazza che sto vedendo il suo canale e faccio e scrivo una cosa e questa ragazza mi va a rispondere dopo 20 giorni, non va bene, perché dovete rispondere alle persone che vi scrivono, dovete essere presenti con le risposte. Piano piano vi mettete un pomeriggio e rispondete a tutte le domande. Dovete rispondere non solo con il cuoricino. Ci sono quelle lì famose che rispondono, che fanno 2 video alla settimana. Quindi bisogna fare interazione, perché voi siete il pubblico che ci guarda. Quindi io voglio solo le persone, non ho mai chiesto in 10 anni iscriviti al mio canale, io ricambio, mai, sia quando lo facevo normale, sia ora che è tutto in ASMR, e mai lo dirò, e mai lo dirò. A me piace, avete capito, i video, la nicchia, questa tipologia di video, perché se parlo molto io tendo ad alzare la voce, però gli ASMR sono bellissimi, perché gli ASMR non mi fanno più soffrire d'ansia, perché appena mi sento nervosa vado su un canale delle mie preferite e vado a vedere il video e mi rilasso, e quindi mi fa piacere avere conosciuto l'ASMR, ma non a tutti piace. Quindi, sul mio canale, quali sono le persone che io voglio? Le persone che piace Anna? Cioè, io devo piacere alle persone che si iscrivono al mio canale e soprattutto che interagiscono con me. Che se loro mi fanno una domanda, io il giorno dopo vado a rispondere a queste ragazze, alle ragazze. No che per esempio mi dimentico addirittura di rispondere, oppure, ragazze, ve l'ho detto, bisogna essere costanti su YouTube, perché non è che si diventa subito chissà chi qua, avendo un canale di YouTube. Allora andiamo avanti. Quindi il mio canale è aperto a tutte le persone che amano il mio canale, che amano Annina. Punto. Allora, quindi mi piacerebbe avere gli iscritti, ma soprattutto iscritti che guardano i miei video, perché che io tengo 7.000 iscritti e poi le persone non guardano il video, preferisco avere 0 iscritti, perché questo io voglio dal mio canale, persone che interagiscono con me. Poi, come hai co
Scusate ragazzi se alzo un poco la voce. Come hai conosciuto la tipologia di ASMR? Guardando quale canale? Allora, io non conoscevo l'ASMR. Mi è stato detto da Nadia, una mia amica, che vedeva ASMR perché soffriva d'ansia. Perché io ci dicevo sempre: Nadia, mamma mia, soffro con l'ansia. Nadia, tengo l'ansia. Nadia, tengo questo. Nadia, mi sento male. E quindi lei ha detto: Senti, Anna, ma perché non vai a guardare gli ASMR? Io vado in catalessi quando guardo questi ASMR. E io, per metodo di cui, fortunatamente, grazie Nadia, ho conosciuto l'ASMR. Chi è il primo canale che ho guardato? Quello di Lulu ASMR. Io l'adoro anche a Lulu. Diciamo che Lulu fa una tipologia di video molto che mi piace. Sono più semplici e mi piace Lulu, mi piace tantissimo e poi molto, pure molto brava. Poi ci sta Alessia che però ha interrotto i video, Alessia ASMR. Quando vedo i suoi video me li guardo con piacere. Allora, cosa ti aspetti da... Ah, perché fai ASMR? L'ho detto già precedentemente, faccio ASMR principalmente, ragazze, ve lo ridico. Saranno più ASMR, no talking. La mia voce appare molto poco nei video. Perché mi fanno rilassare, perché mi fanno stare bene, perché vedo che almeno 150-200 persone stanno interagendo con me. Non vi sto dicendo tutte le mie 2000, le mie 1800 persone. Perché non ci sono sul mio canale, ma le 150-200 persone interagiscono con me, che se mi scrivono io il giorno dopo le risposte, rispondo a loro. Quindi interazione. Cosa ti aspetti dal tuo canale? Dal mio canale mi aspetto interazione, perché ragazze, ve lo stavo dicendo anche sopra. Poi avevo letto la domanda: YouTube per guadagnare soldi, esagge, per guadagnare tanti, tanti soldi, devi essere un canale con 7 iscritti, con 8 iscritti, cioè le persone, quelle lì famose. Ma devi essere, per arrivare a una piccola, che ne so, se mi voglio comprare le scarpe, se mi voglio andare a comprare delle cose per il canale, sempre. Per il canale devi fare video costanti. Se andate a vedere, ragazzi, al ritroso sul mio canale ci sono tantissimi video virali. Non è che una persona fa due video virali, arriva a 4.000. Arrivare a 4.000 ore vuol dire che tu devi fare veramente video tutti i giorni. Se tu vuoi arrivare in 4 mesi, in 5 mesi, devi avere 10.000, 15.000, 20.000, devi avere tante visualizzazioni, perché se sarebbe, ragazze, sto alzando la voce, non fa niente, se sarebbe così facile, farebbero tutte quante le YouTuber. O che parli normale, o che parli in ASMR, farebbero tutte quante le YouTuber. Perché non potrebbe, YouTuber è difficile che possa diventare il primo lavoro, può essere il secondo, ma è difficile, ragazze, è difficile, cioè non si diventa subito. Andate a vedere, vi stavo dicendo, il mio canale, tengo 40 video virali che sono schizzati e poi il canale è risceso. Perché? Perché io l'ho abbandonato, perché per 3-4 mesi non facevo più video. YouTube mi ha tolto la monetizzazione e ha fatto bene. Ora YouTube, che ho cambiato, ragazzi, la mia nicchia mi sta aiutando, perché c'è tutti i video con le pubblicità e quindi le ore stanno risalendo di nuovo. E quindi è normale che ogni ragazza che apre un canale di YouTube è contenta anche che poi si può andare a comprare. Mi sono comprata, ecco, vi faccio l'esempio, il Blue Yeti. Come me lo sono comprata il Blue Yeti? Me lo sono comprata perché YouTube mi ha permesso di comprarmi il Blue Yeti. Ma non pensate che fate un video al mese e il canale vostro schizza, perché ce ne sono di ragazze. Voi non avete idea delle ragazze che io so che sono bravissime con l'ASMR,
E non è possibile, non hanno iscritti, le persone non le guardano, perché diciamo la verità, ci vuole anche, diciamo la verità, ci vuole anche quel pizzico di fortuna, anche se la fortuna, ragazzi, ce la creiamo noi, ma fino a un certo punto. Però che cosa sconfigge questa cosa? Perché non bisogna lamentarsi, io quello ho capito, ragazze, non bisogna lamentarsi, perché più ti lamenti e più non arrivano le cose. Bisogna avere costanza e obiettivi, perché se io dico voglio arrivare alla monetizzazione a Natale, io arrivo alla monetizzazione a Natale. Cioè, quindi costanza, migliorare, migliorare, costanza. Non che io faccio un video al mese e pretendo che il mio canale sale chissà dove. Assurdo, perché io ho il canale da 9 anni. Un'altra mia amica lo tiene da 3, un'altra lo tiene da 2, un'altra lo tiene da 7. Cioè, quindi costanza. Ci vogliono anni di costanza, ragazze. Non si arriva subito. YouTube ti premia se tu sei costante. Allora, quindi questo mi aspetto. Interazione e che il mio canale riesco a riottenere la monetizzazione che io avevo prima, che mi sono potevo comprare sempre cose per il canale. Poi, da quanto tempo fai ASMR? Gli ASMR li faccio da 2 anni, perché, come vi dicevo prima, il mio canale era un canale normale, perché facevo le creazioni. Quindi sono 2 anni e mezzo, ho capito che mi fa stare bene l'ASMR. Soprattutto, ragazzi, vi ho detto, mi avete visto che parlavo, vedete che quando io parlo troppo alzo la voce, prendetelo come soft spoken, se l'ho detto pure bene. Non lo so se l'ho detto bene. Smetterai? No, il contrario, ragazze, perché ho visto che da quando sto facendo questa tipologia di nicchia, tengo la pubblicità su tutti i video e quindi mi sta salendo. A me mi manca, ragazze, poi ve lo farò sapere, mi manca pochissimo arrivare. Grazie che voi mi... queste 200 quasi persone, grazie. Quando voi mi scrivete sotto il video, grazie Anna, mi hai fatto stare bene, io è quello che voglio portare su questo canale, dovete stare bene e dovete interagire con me. Ciao Francesca, Francesca, Stella, vi so a memoria le ragazze che interagisco, Rina, vi siete, vi voglio un sacco di bene. Perché ricordate, infatti, quando per esempio una ragazza mi scrive sotto, mi piacerebbe fare anche a me l'ASMR, io sprono sempre alle ragazze a provarci, perché voi non sapete una cosa come va se non la provate. L'unica cosa che vi posso dire, devi avere costanza, non ti devi stancare subito, perché ragazze, io domani mattina apro il canale, tanto posso arrivare a 4.000 e a 1.000 nell'arco di 7 mesi, perché ci sono ragazze che ci sono arrivata, tanto ci posso arrivare in anni. Ognuno di noi, ricordatevi, che tiene il proprio tempo. La costanza è l'arma più forte, quindi mai demordere. Quindi poi vediamo un poco, ragazze, alzo la voce. Quindi smetterai? No, io non smetterò, anzi migliorerò sempre di più i video. Allora, io taggo tutte le ragazze che vogliono fare ASMR, naturalmente ASMR, che vogliono fare questo video. Grazie la Rosa ASMR che metterò giù. Grazie Giorgina, penso di aver fatto tutte le domande. Sì. Ragazze, se ci sono ragazze ASMR che mi seguono, magari non mi hanno scritto, non ho mai visto i loro commenti, potete farlo anche voi. Niente, grazie ragazze perché il canale mi sta, diciamo, mi stanno salendo le ore, quindi vi voglio tanto bene. Voi sapete che io sono la bocca della verità, quindi vi dico tutto.
Vi dico tutte le cose, così come sono con la cosmetica, vi dico anche le altre cose sul canale di YouTube, perché magari le persone non sanno nemmeno quanto si guadagna, quanto tempo e quanto lavoro c'è dietro questi video. Vi posso assicurare che c'è un lavoro esagerato e se una persona, soprattutto amiche mie che hanno preso la monetizzazione, per me sono canali che valgono, video che valgono e devono apprendere sempre di più. Perché giusto così, perché voi fareste poi un lavoro gratis dove non venite pagate? È normale che poi dopo il canale si gira anche al lavoro, ma bisogna rispondere a voi che scrivete, no? Che per esempio ci sono 30 commenti e passano 30 giorni e ci sono ragazze che non rispondono perché io mi leverei l'iscrizione a quel canale. Perché bisogna rispondere alle persone. Perché se noi arriviamo poi a dei livelli, arriviamo per voi, perché siete voi che ci fate arrivare a questi livelli, le persone che guardano tutto il video. Niente, ragazze, vi mando un bacio, vi voglio bene, grazie alla Rosa, penso si chiami Rosa, e grazie Giorgina, ti voglio bene, grazie che mi tagli nei tag. Io Giorgina farò i tag che sono capace di fare. Il tag che avevi fatto prima io non sono capace perché io non amo il Moonsound e non lo so nemmeno fare. Ti mando un bacio, ragazzi, vi voglio tanto bene, sono felice come sta salendo il canale. Vi adoro.